finché i tuoi servi possono cantare con voci libere le meraviglie delle tue gesta, cancella il peccato dal labbro loro impuro, o San Giovanni. No, non sono impazzito, ragazzi. 2 settimane fa, facendo appunto il video su cosa è cambiato, no? Nel fare musica nel 2021, sottolineavo il fatto che è cambiato molto l'approccio pedagogico, c'è stata una specie di rivoluzione per quanto riguarda l'apprendimento della musica. Grazie appunto a YouTube, internet e altre piattaforme è possibile imparare in modo abbastanza semplice e veloce uno strumento, la musica, la teoria, tutto quello che noi interessa sapere riguardo la musica. Mi sono chiesto, ma nella storia quali altre enormi rivoluzioni ci sono state come questa dell'era digitale? E ovviamente mi è venuto in mente subito il grande Guido d'Arezzo, oppure Guido Monaco, che fu appunto un monaco, appunto. Non si sa esattamente dove nacque, alcune fonti parlano del 991, però appunto sia Pomposa, sia Ferrara, sia Arezzo, sia un altro paese in provincia di Arezzo si contendono i natali del famoso Guido. Guido d'Arezzo appunto scrisse questo libro, si chiama Micrologus, che fu il libro più letto in assoluto dopo l'istituzione musica di Boezio in tutto il Medioevo. Quindi ecco, è indicativo proprio il peso culturale che ebbe questo personaggio. Ma perché ebbe questo peso culturale? Cosa fece di così straordinario? Fece l'enorme rivoluzione di introdurre una notazione musicale che finalmente permetteva di ricordare i canti e di memorizzarli, e quindi formare un cantore in un periodo che passava da 10 anni a 2. Quindi Guido a Pomposa si trova davanti a un problema pratico: deve insegnare i canti gregoriani ai monaci. E trova un'enorme difficoltà. Uno, perché i canti gregoriani, che erano sempre stati tramandati oralmente, cominciano a diventare tanti, quindi il corpus dei canti è sempre più ampio, e ovviamente anche il gusto aveva complicato i canti stessi, quindi non era più così facile ricordare decine o forse centinaia di melodie. E quindi Guido si trovò a pensare come fare per risolvere questo problema. Le cose geniali, le grandi innovazioni derivano sempre da un problema preesistente. Non è che uno, il genio, si sveglia, non è che Guido si è svegliato un giorno e ha detto: ah, adesso voglio fare il genio, voglio passare alla storia perché sono il figo di tutti e invento una roba nuova. No, chiaramente nasce appunto dalla pratica. Cosa fa allora Guido? Innanzitutto pensa: devo dare un parametro più preciso per le note. Fino ad allora appunto non si parlava di altezza delle note e quindi solo ricordando e imparando, ascoltando da un'altra persona per imitazione si poteva riprodurre e quindi memorizzare quella determinata melodia. E lui dice: sì, ma è ovvio che la memoria può fare brutti scherzi e soprattutto un'altra persona può interpretare diversamente. Bisogna trovare un modo che sia più universale e più preciso. Prende un canto che è un inno a San Giovanni Battista di Paolo Diacono, e con le prime sillabe di ogni strofa, diremo, loro si chiamavano emistichi, ma è lo stesso, e da lì insomma prende l'idea della note. Per fare questo però amplia un sistema che già c'era precedentemente, ovvero nella notazione neumatica c'era una linea che veniva tracciata sopra il testo. Il cantore, quando arrivava alla sillaba che doveva intonare, vedeva appunto un segno sopra o sotto questa linea e aveva l'idea se il moto era discendente o era ascendente. Chiaramente doveva ricordarsi lui l'intonazione, quindi l'altezza della nota. Aveva però almeno un'indicazione mnemonica, sostanzialmente questo. Lui dice: una riga, ma ne mettiamo due. Ma che due, ma ne mettiamo tre. Ma che tre, ne mettiamo quattro. E crea il tetragramma. Quindi praticamente insomma il nostro pentagramma senza meno una riga. Questa fu un'enorme rivoluzione. Come noi ben sappiamo, qualsiasi tipo di cosa che sconvolge un ordine costituito crea anche molta resistenza. Andò a stare ad Arezzo, ospitato e molto rispettato dal vescovo, se non sbaglio, Teodaldo. Teodaldo, che Daldo,
Tedaldo o Teodaldo, non lo so, e praticamente lo protesse, gli permise di lavorare innanzitutto alla Scuola Cantorum di Arezzo e quindi appunto fare un lavoro pratico con i cantori, ma anche di scrivere l'opera più importante che infatti a lui venne dedicata, quindi il Micrologus. Il Micrologus appunto spiegava molto meglio di come ho fatto io questo nuovo metodo, che era veramente straordinario, al punto che Benedetto, se non sbaglio, XIX, lo chiamò a Roma per insegnare anche nella sua scuola questa metodologia veramente incredibile. Nell'ambito della rinascita culturale e politica dell'Italia dopo l'anno 1000, diede un enorme spunto alla nascita appunto della musica profana, che troveremo nella prossima puntata con i trovatori e i trovieri, perché immagino anche dall'altra parte, non so, un cantore nell'anno 1000 probabilmente che aveva già una certa età, ha passato non so 20, 30, 40 anni a insegnare, a tramandare questi canti in modo orale, arriva a un certo punto Guido d'Arezzo, si inventa questa metodologia fin troppo semplice e niente, basta, tutti i venti sono sostanzialmente inutili, no? Ok, allora vengo per le lezioni. No, no, guarda, stai pure a casa, tranquillo, abbiamo comprato una copia del libro di Guido. Cazzo è questo qui? Fa culo, 30 anni che faccio sta roba, arriva Guido. Come vedete, dicevo anche l'altra volta, le cose della musica ritornano sempre, no? Abbiamo parlato appunto l'altra volta dei nostri tempi, abbiamo visto anche nell'ultimo video Platone, i suoi tempi. Abbiamo sempre queste, cioè le dinamiche poi a livello sociologico, psicologico e filosofico della musica funzionano in tutte le epoche, per questo secondo me può essere interessante questa serie di video. Ti invito a scrivermi nei commenti se ne sai qualcosa, se non ne sai niente, se ti è interessato, se l'ho spiegato bene, se ho detto cose che non sono vere, se ho detto cose imprecise, e a partecipare e cercare di far crescere questo piccolo canale che parla di cose un po' fuori dagli schemi, secondo me, riguardo alla musica. Ti ringrazio e ci vediamo prossimo mercoledì su Rivoluzione di Parole. Ciao!